Buonasera, buonasera a tutti quelli presenti. Buonasera, un saluto a chi è presente in sala, a chi ci sta seguendo in streaming e ai molti che, come nei precedenti incontri, vedranno l'incontro registrato. Siamo arrivati al quarto e conclusivo appuntamento di questo breve ciclo che abbiamo intitolato, su suggerimento di Bruno Cartogeo, che è qui stasera, Occhi sull'America. E direi che c'è davvero bisogno di capire che cosa avviene in quel paese oggi, che a detta di molti, tra cui Cartogeo, ma non è certo l'unico, si è chiuso il secolo americano e ci si avvia verso un mondo multipolare, tutto da definire, da decifrare, in particolare in questi mesi. Abbiamo iniziato il ciclo il 24 di febbraio, giorno terribile, siamo arrivati a oggi che siamo il 13 di maggio e siamo ancora alle prese con una situazione che tutti conosciamo e tutti abbiamo ben presente. Noi come storici abbiamo provato a scrutare l'America attraverso gli occhi di quattro storici. Li ricordo: Alice Ciulla, la cultura americana e il PC, intellettuali ed esperti di fronte alla questione comunista. In questo caso, diciamo, Occhi sull'Italia sarebbe stato il titolo più corretto che non Occhi sull'America. Poi Matteo Battistini, Storia di un feticcio, la classe media americana dalle origini alla globalizzazione. Il terzo capitolo di questo ciclo, Mario Scioli, All'ombra di Mao, Du Bois, un afroamericano tra URSS, Cina e Africa. E oggi Bruno Cartogeo, Dollari e no, gli Stati Uniti dopo la fine del secolo americano. Premesso che io parlo da lettore che non ha una particolare competenza, anzi non ne ha proprio, su questi temi, devo dire che mi sono parsi, ascoltando gli interventi che si sono succeduti, tutti libri di notevole interesse, non solo per i contenuti, ma anche per la ricchezza di prospettive attraverso le quali questi contenuti sono stati indagati nei diversi volumi. Ringrazio quindi di cuore gli autori, i discussant, le autrici e le discussant che hanno accettato l'invito che Fondazione ISEC, da me rappresentata, e Casa della Cultura, qui rappresentata da Ferruccio Capelli, il suo direttore animatore, che ringrazio sentitamente, e poi in particolare devo ringraziare Marta Gara, che ha seguito con grande competenza e generosità la costruzione, la cura prima di questo ciclo e poi la buona riuscita di tutti questi incontri. Esaurita questa doverosa premessa che ricapitolava un percorso che è durato appunto dal 24 febbraio al 13 maggio e che speriamo di poter poi proseguire con modalità variate, magari nell'anno prossimo, perché il tema comunque richiede attenzione e uno sguardo sempre più indagatore, mi appresto a cedere la parola ai relatori. Come nei precedenti incontri, ricordo che abbiamo come linea di condotta di avere due interventi dei due discussant che entreranno in ordine alfabetico, quindi prima Raffaella Baritono e poi Mario Del Pero. Sono studiosi troppo noti e con una bibliografia ormai, come dire, vasta, per cui non sto a presentarli, ma li ringrazio davvero di cuore di essere venuti, con interventi di 10-15 minuti, perché essendo che c'è la modalità streaming diventa difficile seguire davanti al computer una voce per troppo tempo. Dopodiché diamo lo spazio e la parola all'autore Bruno Cartogeo e poi apriamo un dialogo con i presenti, fisicamente presenti o presenti da remoto attraverso la chat. Quindi grazie e do la parola a Raffaella Baritono. Grazie per questa introduzione, grazie a Marta Gara, all'ISEC e alla Casa della Cultura per avermi invitato a discutere questo libro di Bruno e volevo anche ricordare che in realtà il dialogo con Bruno si è avviato moltissimi anni fa in occasione di un progetto di ricerca su pubblico e privato nella storia americana e questo è stato, come dire, spero che questo sia un dialogo che non si interrompa. Allora, il libro di Bruno tocca temi molto importanti e soprattutto
per chi vuole capire non soltanto dove stanno andando gli Stati Uniti contemporanei, ma anche come si stanno dispiegando alcune dinamiche politiche, economiche e sociali a livello globale, che quindi coinvolgono anche noi e non soltanto gli americani. E, il volume riprende ed espande temi che Bruno aveva già iniziato ad affrontare in un volume del 2013 che si chiamava La Grande Frattura, mettendo a tema le cause e gli effetti della crisi del 2007-2008, polarizzazione politica, disuguaglianze sociali, intreccio fra discriminazioni razziali e di genere, la messa in discussione di quelli che erano o venivano percepiti come diritti consolidati, in particolare i diritti sociali e anche quelli riproduttivi, aggiungerei. Quindi il tema del divario sociale, il tema che in un qualche modo domina questo volume, che emerge in tutta la sua gravità e complessità, dando forma a quella che non a caso, e questo appunto è un termine che viene ripreso da Bruno nel suo volume, è quello della Gilded Age, della nuova età dorata, termine Gilded Age che agli storici americanisti naturalmente richiama il periodo della fine dell'Ottocento, il periodo della grande accumulazione capitalistica, il periodo dei robber barons, degli imprenditori, dei baroni ladri, un periodo di grande ricchezza e di grande povertà, il periodo che mandò in frantumi l'idea degli Stati Uniti come società armonica, società priva di conflitti di classe, e soprattutto impose al dibattito dell'epoca un dilemma che secondo me è il dilemma contemporaneo, vale a dire come conciliare democrazia e crescita capitalistica, come e in che misura il potere politico può fare da argine al potere economico di quei soggetti collettivi come le corporation e i trust che tentavano di costruire quello che negli anni 30 fu definito un nuovo costituzionalismo economico. Questo dibattito all'epoca si interrogava sulla possibilità di individuare criteri di economia etica, il giusto prezzo e il giusto salario, ma soprattutto si riteneva che di fronte a un privato così potente come quello rappresentato dalle corporation e dai trust, occorreva il rafforzamento dello Stato come argine, Stato che significava anche costruzione di un apparato amministrativo, che doveva costituire l'argine di natura democratica in grado di contrastare il potere delle nuove corporation. Ora, questo è stato il ragionamento, lo dico in maniera molto semplicistica, alla base dell'idea liberal di una concezione positiva dello Stato, del ruolo dello Stato come strumento di riequilibrio e di redistribuzione sociale, che poi viene amplificato negli anni del New Deal e anche con la Great Society johnsoniana. Ora, appunto, nel libro invece Bruno ci dice come questa, nella nuova Gilded Age, come dire, lo Stato non rappresenta più un argine, no? Non, sempre che lo sia stato, perché poi anche questo è un elemento di discussione, perché ovviamente un conto è la riflessione intellettuale, un altro conto è la materialità dei processi storici e politici, quindi la materialità mette in evidenza luci e contraddizioni non di poco conto. Però appunto l'interrogativo, e forse anche la prima domanda che farei, è se adesso, no, c'è una capacità del politico di fronte non soltanto ai nuovi processi di accumulazione capitalistica, ma alla rivoluzione tecnologica, al modo in cui la rivoluzione tecnologica e informatica sta cambiando categorie e modalità di relazioni, se il politico ha ancora questa capacità di essere un interlocutore in grado di temperare, diciamo così, gli istinti animali del capitalismo. C'è un altro elemento che vorrei mettere in evidenza, sperando appunto di non essere troppo lunga, vale a dire, il libro mette in evidenza la portata della trasformazione in atto. È un libro del 2020, quindi probabilmente alcuni dati
sono da forse da riaggiornare, ovviamente sì, molti dati si fermano al 2017-2018, però in ogni caso la tendenza che tracciano è una tendenza significativa. E i numeri sono allo stesso tempo illuminanti e impietosi. Solo per fare un esempio, tra il 1992 e il 2017 i redditi annui dei 385 maggiori contribuenti sono passati da 40 a 227 milioni di dollari a testa. Il numero delle fabbriche con più di 1000 dipendenti si è quasi dimezzato tra il 98 e il 2015 La risposta, come ci dice Bruno, alla crisi del 2007 è stata all'insegna dello slogan too big to fail, e quindi di fatto questo ha avuto come conseguenza il raddoppio dei numeri dei miliardari, almeno secondo il rapporto Oxfam. E insomma, come dire, quello che il quadro che ci viene offerto ci aiuta a comprendere in realtà qualche cosa che alcuni studiosi e alcuni analisti avevano già messo in evidenza già dagli anni 90, cioè una trasformazione che si gioca su tre piani che sembrano apparentemente differenti fra di loro e rispondere a logiche differenti fra di loro. Da una parte una rivoluzione, appunto soprattutto quella trainata dalle nuove industrie tecnologiche e informatiche dell'intelligenza artificiale, che tracciano una rivoluzione post-industriale soprattutto nel Nord America e in altre aree del mondo. Le periferie produttive, diciamo, del sud e del nord del mondo che rimangono a uno stadio industriale, e poi soprattutto quello che sembra un ritorno a un assetto pre-industriale, cioè una proliferazione di lavori caratterizzati dall'assenza di tutele salariali, previdenziali e sociali, cioè quello che uno studioso italiano, ma che in realtà lavora in Inghilterra, che si chiama Nicola Pizzolato, ha definito come il lavoro non libero, e lui introduce proprio questa categoria del lavoro non libero, invece che richiamare le nuove schiavitù o la schiavitù moderna, per mettere in evidenza la peculiarità del contesto contemporaneo. Quindi, come dire, emerge attraverso questi numeri che vengono offerti quella doppio circuito che negli anni 90 Saskia Sassen aveva parlato di un percorso di signoralizzazione che si accompagnava a un discorso di servilizzazione, no? O di feudalizzazione o rifeudalizzazione, riprendendo il termine introdotto nel libro. E allora è interessante come tutto questo abbia una sua ricaduta, e il libro lo mostra in maniera molto significativa, soprattutto a livello urbano, no? Saskia Sassen aveva parlato delle città globali come i luoghi dove si possono osservare queste due tendenze apparentemente in antitesi. E quindi quello che emerge in maniera molto significativa, mi sembra proprio, sia questa ridislocazione della geografia urbana e del tessuto dei centri urbani che ha come conseguenza il riplasmare dei rapporti etnici e razziali. Mi ha colpito questa frase che Bruno riporta nella parte iniziale del volume, quando dice: la seconda rivoluzione industriale aveva creato le grandi città statunitensi, la terza le ha distrutte. In realtà nel libro si mette in evidenza anche qui una dinamica più complessa. Alcune città sono in caduta libera, altre invece, e non casualmente, sono città che sono nella cosiddetta Sun Belt, cioè quella zona che, in virtù di processi di delocalizzazione, di rivoluzione fiscale, di allentamento delle norme di regolamentazione del lavoro, hanno trovato una possibilità di ripopolamento. Allora, tre domande. La prima, appunto, è quella a cui ho accennato prima: il rapporto tra economia e politica, perché questo mi sembra l'elemento cruciale. Ripeto, in che modo la politica, e in realtà il quadro, ora il libro appunto si termina con la
con il 2020, quindi ancora non è chiaro quale sia l'agenda della nuova amministrazione Biden, però in realtà appunto l'agenda della nuova amministrazione Biden è un'agenda che da questo punto di vista presenta elementi che ci fanno capire come questo rapporto tra economia e politica adesso è ancora più complicato di quanto non fosse nella vecchia Gilded Age, cioè come dire, fino a che punto l'idea liberale dello Stato come fattore di riequilibrio ha una sua ragione d'essere all'interno di un quadro non soltanto conflittuale dal punto di vista ideologico e dal punto di vista di una polarizzazione molto più accentuata, no, forse accentuata quanto era alla fine dell'Ottocento per certi versi. Però il punto è in che modo questo nuovo capitalismo può trovare una forma di conciliazione con la democrazia, oppure non ci si deve chiedere, anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, anche per quello che riguarda processi più profondi che hanno in realtà degli elementi di maggiore continuità tra amministrazioni democratiche e repubblicane di quanto non sia in apparenza, e cioè di fronte a mutamenti di questo tipo, in realtà c'è un'accelerazione rispetto a forme di accentramento nelle mani dell'esecutivo che sono rese necessarie per competere all'interno di un mondo globale in cui appunto i competitor, in particolare la Cina, come dire, hanno maggiori, in qualche modo si ripropone un po' un tema degli anni 30 e 40, più efficiente la democrazia o è più efficiente o più sono più efficienti i regimi autoritari. La seconda domanda è appunto una domanda che interroga il liberalismo progressista, in particolare il Partito Democratico come strumento che può essere in grado di contrastare la deriva conservatrice e trumpiana. E qui io penso che ci sia un problema che deve essere ancora studiato in maniera complessa, e cioè in realtà la difficoltà del liberalismo progressista, così come era stato ridefinito a partire da Clinton, di essere un argine rispetto alle questioni poste dall'egemonia conservatrice e neoliberale. E qui ricordo come negli anni 90 Clinton avesse sposato l'utopia tecnologica di un personaggio come Nicholas Negroponte, per esempio, che aveva pubblicato questo libro Being Digital, in cui delineava questa visione segnata dalle virtù della nuova era informatica. E lo dico perché in realtà l'analisi di Negroponte, che è un'analisi appunto di questa visione ottimistica dettata appunto dalle virtù dell'era informatica, venne inglobato nel discorso clintoniano, perché in alcuni discorsi del 96-97 Clinton mette proprio in luce le potenzialità della cosiddetta information age e l'estensione di internet in tutte le scuole, specie nelle aree rurali entro il 2000. Nel 97 Clinton disse che internet sarà la nuova nostra piazza del paese, il computer in ogni casa, che insegnerà su tutti gli argomenti, connetterà tutte le culture. Il problema è che adesso questa, più che la nuova piazza del paese, internet, mi sembra, come dire, più che internet, il tema è il capitalismo delle piattaforme, che si è dimostrato più in grado di riproporre gli sweatshops ottocenteschi che non le virtù salvifiche di Negroponte. Ultima domanda rispetto a questo quadro: che possibilità c'è di aprire uno spazio a partire da processi dal basso, che pure vengono messi in luce nel libro, cioè i movimenti di resistenza, i gruppi grassroots, l'ambientalismo, la sostenibilità, naturalmente la mente va a Occupy Wall Street, ma anche la mobilitazione delle donne, la Women's March in occasione dell'inaugurazione di Trump, ma anche a Black Lives Matter e movimenti che adesso si stanno riorganizzando per l'attacco alla sentenza Roe versus Wade. Ecco, il punto è ritorno alla questione del Partito Democratico, e se il Partito Democratico appunto così plasmato da quella visione di liberalismo progressista clintoniano sia in grado di raccogliere queste istanze dal basso, o se invece appunto in realtà rimangono istanze dal basso che hanno possibilità a livello locale, ma insomma non riescono a costruire una visione in grado di
dire, di fornire quella, quella grande visione, no, trasformativa in grado di far uscire gli Stati Uniti da, dalla deriva contemporanea. Grazie. Grazie, direi esemplare nel tempo e nella densità dell'intervento. Hai dato conto del libro e posto anche delle domande importanti all'autore, che poi avrà il suo da fare a rispondere. Adesso lascio la parola prima però all'altro discasso. Grazie, grazie dell'invito. È un gran piacere essere qui, anche perché è un'occasione per rivedere vecchi amici, a partire ovviamente da, dall'autore. Allora, anch'io ho letto il libro in modo molto simile a come l'ha letto Raffaella. Cerco di non ripetere cose che ha detto lei, anche se gli appunti che avevo preso vanno un po' a sovrapporsi. Ho letto il libro, come dire, con due chiavi di lettura o con due bussole che hanno orientato la lettura. È un libro sulla democrazia statunitense, un libro sul capitalismo, è un libro tra l'interdipendenza tra queste due dimensioni, è un libro su limiti e fragilità della democrazia e del modello capitalistico statunitense. Entrambi, democrazia e capitalismo, generano esclusione. Bruno in alcuni passaggi si sofferma sull'esclusione nella partecipazione politica e nella rappresentanza, ed è un capitalismo che genera diseguaglianze e produce marginalità, insomma. Quindi questi sono i due, come dire, fili conduttori dei diversi saggi, che poi si tratta di saggi, che compongono il libro. Il capitalismo statunitense è un capitalismo che è andato deindustrializzandosi. Prima Raffaella citava alcuni numeri, ma i numeri che hanno colpito, sono anche andato a verificarli, e della verità sono i numeri sul crollo demografico di alcuni grandi agglomerati. Io ho vissuto a Gary, Indiana, un anno di liceo nel 1987-88, quando cominciava o si manifestava con forza davvero l'inizio di questo tracollo, diciamo, prodotto dalla deindustrializzazione, dalla crisi dell'acciaio, nella fattispecie. Ecco, Gary è una di quelle città ex industriali che non sono riuscite a reinventarsi. Giustamente Raffaella, no, diceva, è molto a macchia di leopardo questa storia della crisi urbana, no? Ci sono città come Pittsburgh, anche fuori dalla Sunbelt, senza pensare a Phoenix, Austin, la stessa Little Rock, Atlanta, che fu il grande modello degli anni 90. Ci sono città come Pittsburgh, come Indianapolis, grazie alla farmaceutica, che sono riuscite un po' a reinventarsi. Ci sono altre, e sono la lunga lista citata da Bruno, Akron, Ohio, Cleveland, St. Louis, Detroit è il caso classico, ma non è ovviamente l'unico, e poi appunto Gary, che hanno visto la popolazione crollare del 50, 60, 70% in neanche mezzo secolo. E quello è un dato che colpisce, un dato che mi ha molto, toccato, ripeto, anche per ragioni banalmente autobiografiche. Cioè, un capitalismo che genera, che si produce deindustrializzazione, o che si nutre, meglio, scusate, deindustrializzazione, che si finanziarizza, ovvero si riorienta verso un modello di servizi avanzati che in taluni casi produrrà storie di successo. Ripeto, da San Antonio, Austin, ovviamente a pezzi di California, ad Atlanta, Little Rock, che menzionavo prima, ad altre città, ci sono storie di successo e di città di servizi avanzati, ma un capitalismo che dà colpi durissimi a città e a luoghi e a spazi che non hanno reti protettive. E inoltre un capitalismo che anche, Piketty direbbe primariamente, anche a causa di precise scelte di politiche fiscali, diciamo così, una fiscalità che non diventa regressiva in senso stretto, ma visto che i redditi da capitale sono molto poco tassati, ma diventa certamente molto molto meno progressiva di quanto non fosse un tempo, è un sistema che produce un aumento della forbice della diseguaglianza dei redditi, che è, insomma, macroscopica, che Bruno dettaglia e illustra bene, un tratto veramente caratterizzante le dinamiche di integrazione globale dell'ultimo mezzo secolo, è questo aumento della diseguaglianza. In un libro che secondo me è bellissimo, Branko Milanovic, no, sulla global inequality, parla della ascesa di una classe di plutocrati globali, e si inventa questo grafico a elefante che ci mostra un dato molto interessante se lo applichiamo agli Stati Uniti, alle società, diciamo così, più ricche e avanzate, e cioè che a essere
pesantemente colpiti dalle dinamiche di integrazione globale, tendenzialmente nelle società più ricche non sono quelli con dei redditi più bassi, che tendenzialmente anche in un sistema come quello statunitense hanno, diciamo così, un po' di protezione, di tutela, no? Chi sta sotto una determinata fascia di reddito individuale o familiare negli Stati Uniti tende ad avere accesso a una sanità pubblica come Medicaid, che poi varia in qualità da Stato a Stato, ma essere colpiti duramente sono i ceti medio-bassi, quelli che negli Stati Uniti, se vogliamo proprio semplificare, stanno dentro un reddito familiare che si colloca tra i 50 e i 100 mila dollari annui, che è, se misurato in termini di reddito, il segmento che ha maggiormente votato per Trump sia nel 2016 sia nel 2020. Quindi il capitalismo che genera diseguaglianza, che alimenta diseguaglianza, c'è una democrazia che da questo capitalismo, Bruno si sofferma in alcuni passaggi, è patentemente corrotta ed è una democrazia strutturalmente incompiuta, sempre più fragile, in una certa misura delegittimata. Io credo forse che su questo Bruno lo fa, poteva accentuarlo ancora di più, insomma, il passaggio nodale e la crisi del 2008 da quel punto di vista. Io credo che viviamo ancora sotto il cono d'ombra della crisi del 2008 e di quello che ha rivelato. È una democrazia, dicevo, che perde legittimità laddove non è in grado di adempiere la sua funzione ultima, che è quella di proteggere, diciamo così, di garantire delle forme di protezione e di sicurezza minima, in primis sociale. Detto tutto ciò, io avevo alcune domande, commenti, diciamo così, ovvero sollecitazioni alle quali chiedo a Bruno di rispondere. Un paio di casi si intrecciano, credo, con cose che ha detto Raffaella. La prima è sulla politica, la debolezza, la forza della politica. Allora è chiaro che la politica federale è debole per tutta una serie di ragioni, ne abbiamo parlato anche in tante altre occasioni. Oggi, soprattutto in un contesto politicamente polarizzato, è immensamente difficile negli Stati Uniti legiferare. Il Congresso sulle leggi sostanziali ha indici di produttività bassissimi, perché in contesto fortemente polarizzato, con una sovrarappresentanza della minoranza, con un minority rule, perché funziona così, le istituzioni americane, diciamo così, sono paralizzate. È difficilissimo far passare leggi sostanziali al Congresso. Si legifera poco e tendenzialmente si legifera primariamente su elementi simbolici, anche perché per passare le leggi, con alcune eccezioni, con limitatissime eccezioni per le leggi di bilancio, bisogna, diciamo così, avere una maggioranza iper qualificata al Senato che nessuno riesce ad avere. E quindi si governa per via esecutivo-burocratica, no? Si governa per ordini esecutivi, una sorta di decreti presidenziali, o si governa con il presidente e l'amministrazione che danno indicazioni attuative alle burocrazie federali sull'applicazione delle leggi esistenti, indicazioni che spesso ne stravolgono il senso ultimo, e questo pone un altro problema democratico. Ma non è questo il punto è che non si riesce a dare codificazione legislativa ai grandi disegni di riforma, e in assenza di codificazione legislativa quello che si fa è invariabilmente esposto, diciamo così, alle mareggiate elettorali. Questo vale per una parte come per l'altra, in una certa misura. Ovvero la funzione di governo quasi centrale l'assume un potere, quello giudiziario, no? Che con le sue decisioni indirizza in modo sostanziale la vita politica del paese. Quando Trump si è insediato nel 2017, la prima cosa che ha fatto è stato rovesciare decine, centinaia di ordini esecutivi di Obama. Guardate bene, Biden ha fatto la stessa cosa nei primi mesi del 2021. Detto ciò, quindi c'è una debolezza strutturale, diciamo così, della politica e una sua delegittimazione. L'attivismo che Bruno descrive bene, mi sembra nel secondo capitolo, no? Questo attivismo dal basso, questa mobilitazione stimolata anche dalla reazione a Trump, io credo andrebbe testato maggiormente nei quei laboratori politici locali che sono ad esempio le municipalità. No? Gli stati in una certa misura, però poi gli stati, insomma, fanno un gioco politico a loro volta e sono molto ostaggio del cleavage, no? della polarizzazione. Però noi sappiamo che tante città, soprattutto nell'ultimo ventennio, in maniera forte dopo il 2008, hanno cercato, diciamo così, di trasformarsi in laboratori politici. Allora, dalla mobilità sostenibile
all'ambiente, all'istruzione, alla stessa lotta alla diseguaglianza, no? Andrebbe, secondo me, quando parliamo di politica debole, giustamente, secondo me parliamo di politica debole, forse dovremmo provare un po' andare a soffermarci su questi casi, anche casi di città americane che hanno cercato di mettersi in rete, rete, diciamo così, locale o nazionale, ma anche poi rete globale, no? Il paradosso degli anni di Trump è che laddove Trump portava il paese fuori degli accordi di Parigi, no? Dal COP21, e rilanciava una sorta di negazionismo in materia di cambiamento climatico, stati e città americane acceleravano radicalmente, no? E si mettevano anche in rete, vabbè, no? Con Parigi, facevano queste grandi alleanze globali delle città. Ecco, mi chiedo a volte se magari noi tutti presi dalla disfunzionalità della politica alta, diciamo così, nella fattispecie federale, magari perdiamo di vista questa dimensione. La seconda considerazione, ovvero elemento che c'è, ma che su cui vorrei che tu tornassi qua, insomma, discutessi con noi, è il tema dei consumi. Perché gli anni che descrivi tu, adesso banalmente, no, l'ultimo mezzo secolo, gli anni della tornante neoliberale, tra parentesi ho appena letto e recensito il libro di Gary Gerson, che è uscito adesso, no, in cui lui fa la continuazione dell'ordine del New Deal sull'ordine neoliberale, è un libro che ha dei problemi, secondo me, ma molto molto bello, straordinariamente ricco, con delle parti soprattutto sulla creazione di un contro-establishment anti-New Deal negli anni 60 e 70, che prepara le fondamenta della rivoluzione neoliberale, che è molto interessante e molto ricco. Però ecco, questo mezzo secolo è anche il secolo in cui i consumi privati, individuali e familiari, rispetto al reddito disponibile, rispetto al PIL del paese, esplodono. Stati Uniti, consumi, diciamo così, il consumismo americano va in una certa misura fuori controllo. Andrebbe fatta tutta una riflessione che non abbiamo qui il tempo di fare su come questi consumi trascinano la crescita globale e come si crea a livello globale una situazione totalmente paradossale in cui paesi molto più poveri degli Stati Uniti foraggiano e finanziano la capacità di consumo americana perché è funzionale alla loro crescita. Nel caso della Cina, ripeto, con un paradosso storico straordinario. Però i consumi a debito, che fanno crollare il risparmio, no, individuale e familiare, io credo, l'ho sostenuto, diventano una sorta di ammortizzatori sociali indiretti e forma quasi compensativa rispetto alle dinamiche di disuguaglianza che racconti tu. Tant'è che alcuni centri di ricerca conservatori, penso alla Heritage Foundation, cercano di contestare le cifre e i numeri sulla disuguaglianza inventandosi indicatori alternativi di eguaglianza e diseguaglianza legati ai consumi. Quante televisioni, automobili, elettrodomestici sono in una famiglia? Questa famiglia ha visto il suo reddito calare, però in realtà continua a consumare molto di più. Io non so se avete visto quel bizzarrissimo rapporto del Council of Economic Advisors di Trump del 2018, a uso consumo, diciamo così, del dibattito politico interno, in cui si sostiene che la qualità, gli standard di vita negli Stati Uniti sono più alti rispetto alla Scandinavia e alle socialdemocrazie scandinave. All'epoca Sanders, Ocasio-Cortez cominciavano a usare, no, l'esempio della socialdemocrazia nord europea come modello. Il Council of Economic Advisors produce questo rapporto molto bizzarro, ricco, sono 70-80 pagine, in cui dice: non è vero, gli standard di vita nostri sono più alti. Perché? Perché l'abitazione media americana è 70 metri quadri in più di quella danese, A, B e C, e la puntano tutti sulla dimensione dei consumi, di nuovo, no? Ecco, secondo me quello è un dato davvero interessante un po' da esplorare, perché dicevo, diventa una sorta di ammortizzatore sociale, banalmente poi, no, di fronte a un welfare che cala, la sanità me la compro, diciamo così, un certo benessere me lo compro, e diventa un fattore compensativo della diseguaglianza. In una certa misura andrebbe studiato, forse anche il fattore che permette di contenere gli effetti politici e sociali della diseguaglianza. Il mio reddito resta stagnante e però io posso consumare di più. Il valore dell'immobile, della casa che ho comprato, cresce e quel immobile è il collateral che uso per rinegoziare la mia capacità di indebitarmi e di consumare ancora di più, no? Tutto ciò si gonfia, si gonfia, si gonfia, nel 2008 esplode, come sappiamo bene,
in cui a quel punto il mio livello di indebitamento rimane lì, ma il valore del mio immobile crolla, mi pignorano la casa o no, e non ho più niente. E da quel 2008 esce un malessere di questo ceto medio e medio basso che poi al Tea Party si scatena con Trump. Ecco, secondo me queste due dimensioni, consumi e crisi dei consumi, e quindi con tutte le conseguenze della crisi dei consumi e venir meno di quel modello di consumi a debito, e al contempo un'attenzione per i laboratori politici locali, sono aspetti su cui varrebbe la pena di riflettere, ovvero su cui ti sollecito a riflettere qui adesso. Avrei altre cose da dire, ma mi fermo qui e possiamo andare avanti dopo. La seconda ripresa, quindi Bruno, a te la parola. Bruno Cartosio, sei stato, come dire, sollecitato su questioni importanti, direi. Beh, ringrazio tu e Ferruccio e la Casa della Cultura per l'occasione. Ringrazio Mario e Raffaella per la serietà dei loro commenti e dei loro interventi e la serietà delle cose che hanno detto, che toccano alcuni dei punti nodali del libro e alcuni dei punti nodali di quello che abbiamo intorno, cioè dei problemi che abbiamo intorno o di fronte. Io devo cercare di fare un po' di sintesi e di non essere troppo lungo. Comunque, e cerco di rispondere in modo di mettere un po' di cose insieme. Nel libro ho cercato di fornire dati, statistiche, riferimenti e anche indicazione della fonte, della qualità e dell'origine della fonte, per definire, come sappiamo bene, chi dice è tanto importante come quello che dice, no? E quindi sapere chi dice che cosa. E poi alla fine, nella parte finale del libro, ho fatto questo discorso sulle città e sulla crisi urbana, nel tentativo di rendere evidente che una buona parte dei discorsi fatti nel resto del libro avevano poi un terreno di ricaduta che era: come sta la gente, come sta la popolazione, come vive, dove vive. Il discorso sui, per esempio, un esempio di 30 secondi, il discorso sui food deserts, cioè sui deserti alimentari, indica non soltanto che c'è della gente che non ha l'automobile, non soltanto che la ridistribuzione, la ristrutturazione delle città porta certi beni e certi servizi lontano dai poveri. Non soltanto che i poveri rimangono indietro e non hanno accesso a certi alimenti, ma insomma dai un quadro complessivo in cui tutta una serie di dati vanno a cadere, incluse le aspettative di vita, perché poi c'è una ricaduta diretta. Le aspettative di vita negli Stati Uniti dei poveri sono paragonabili, come dice uno degli studiosi, al Pakistan o non mi ricordo più qual è l'altro. La mortalità infantile negli Stati Uniti è tra le più alte, no? Quindi ci sono questi dati, che sono appunto i dati che ci dicono: gli Stati Uniti hanno dei problemi. Il problema del rapporto tra democrazia e capitalismo. Il capitalismo ha avuto una trasformazione radicale negli ultimi 40 anni. Mi pare, tu Mario dicevi, perché poi i vostri discorsi sono incernierati molto bene. Insomma, voi dicevate... che quello che succede poi negli ultimi 40 anni
ha tutta un'introduzione, diciamo così, negli anni 60 e 70 ed è l'opposizione per esempio alla grande società johnsoniana. Gli anni 60 o 70 sono anche gli anni in cui torna fuori Hayek, torna fuori Friedman, gli anni in cui Hayek prende il premio Nobel nel 74, Friedman lo prende nel 76, poi i loro discepoli nell'82-84, se non mi sbaglio, cioè c'è tutta una progressione. Quando arriva la grande crisi degli anni 70, crisi che è economica, politica, istituzionale, militare, la sconfitta in Vietnam, questo tipo di pensiero riprende, anzi, prende una credibilità che non aveva prima. E è lì che si afferma il pensiero e la realtà, la prassi economico-politica del neoliberismo, che è il produttore di quella disuguaglianza, di quella crescita di disuguaglianza a cui faceva riferimento Raffaella prima, cioè la nuova Gilded Age, che non vuol dire età d'oro, ma l'età indorata, nel senso che c'è una patina di appariscenza, ma sotto è un altro metallo, ed è un metallo povero. Il problema della democrazia e della politica, su cui ho cercato di ragionare per il periodo che va dopo il 19 a cui sono arrivato con questo libro, è reso ancora più, diciamo, drammatico dagli ultimi due anni e mezzo, cioè gli anni della pandemia, nella quale si è vista una crescita esponenziale dei ricchi in contrapposizione a una stasi dei poveri. E negli ultimissimi mesi cominciano ad apparire i dati statistici secondo cui i più poveri, come mi pare dicesse Mario prima, sono quelli che riescono a fare qualche piccolo scalino verso l'alto, piccolissimo, ma qualche piccolo scalino verso l'alto, mentre invece il ceto medio inferiore è quello che ci rimette di più. Ma anche se i più poveri fanno qualche piccolo passo avanti, la disuguaglianza è aumentata. I poveri, le minoranze, sono quelle che hanno subito di più i danni della pandemia, sono quelli che sono andati a lavorare per far vivere se stessi e tutti gli altri e quindi hanno pagato i prezzi più alti. Farei un riferimento qui all'ultima parte delle osservazioni di Mario sui consumi e sul fatto che tutto sommato se guardiamo ai consumi, una parte delle considerazioni che gran parte degli osservatori fanno entrano un po' in crisi. Soprattutto gli osservatori moderati, conservatori, hanno fatto notare che in realtà la disuguaglianza, diciamo, definita in base alle statistiche, è meno rilevante perché le fasce inferiori in realtà stanno meglio di quello che risulterebbe dalle statistiche. E questo è testimoniato anche dai consumi. In parte è vero. In parte è vero perché, certamente guardando agli ultimi due o tre anni, perché sia Trump nel marzo del 2020, sia Biden nel marzo del 2021 hanno messo in campo delle straordinarie, dico straordinarie, non straordinarie, misure di sostegno dei non abbienti. Trump gliel'hanno fatto fare perché
e lui l'ha fatto perché doveva vincere le elezioni. Biden l'ha fatto, secondo me, perché doveva preparare il terreno per le elezioni di midterm, ma anche perché stavano dentro un progetto di cui parlerò tra un attimo. Entrambe però queste misure hanno permesso alle fasce più basse della società di avere delle integrazioni di reddito che le ha portate a spendere di più. A spendere di più anche su certi prodotti, su certi beni e sull'acquisizione di certi servizi di cui fino al 2019 pensavano di poter fare a meno, cioè costretti a stare in casa, hanno fatto anche loro, come tanti altri, hanno comperato il computer, hanno comperato l'iPhone, hanno speso soldi con Amazon o con i supermercati che ti portano a casa le cose, cioè c'è stato un innalzamento di quei consumi che erano resi possibili in quel momento dalle integrazioni del reddito delle misure straordinarie. Cioè, in sostanza, l'assistenza fornita dallo Stato, e qui dico dallo Stato perché c'entra nei discorsi che abbiamo fatto finora, forniti dallo Stato hanno permesso di tenere alto il livello dei consumi. Sappiamo che il posto dei consumi nell'economia statunitense è al di sopra del posto dei consumi in tutte le altre economie, cioè intorno ai 70%. Quindi questo è un punto, secondo me, abbastanza importante, che non nega la crescita della disuguaglianza né l'incremento straordinario dei redditi, non della ricchezza, che è frutto dell'accumulo, ma dei redditi dei più ricchi, che anche loro hanno contribuito ai consumi. L'altra parte del discorso relativo ai consumi ha a che fare con il fatto che gran parte dei consumi della parte meno abbiente della popolazione è stata favorita anche dalla diminuzione dei prezzi dei consumi derivanti, uno, dalla grande distribuzione, due, dal fatto che la grande distribuzione ha usato la Cina come rifornimento e quindi rifornimenti di merci a basso prezzo, e tre, per quello che cercavo di dire prima. Contrariamente a quello che si pensa, il presidente degli Stati Uniti è onnipotente? No, non lo è, ed è vero. Ed è vero questo. Gli ultimi anni, le ultime vicende sono assolutamente esemplari da questo punto di vista. La cosa più importante che Biden ha messo in campo, cioè questi progetti di riforma a cui ha dato due nomi, Jobs Plan e Families Plan, per alcune migliaia di miliardi di dollari, sono passati soltanto in parte, soltanto quello relativo alle infrastrutture in senso molto stretto, perché anche una parte dei repubblicani conveniva far passare questa legge, perché poi localmente loro ne traggono vantaggio, perché vuol dire posti di lavoro, vuol dire miglioramento dei servizi e così via. Possono dire, beh, noi siamo parte di quelli che vi permettono di avere questo. Ma l'altra parte, i servizi alle famiglie, l'incremento dei fondi per l'istruzione, gli asili d'infanzia e così via, non sono passati. Non sono passati perché ci sarebbe voluto il 60% dei voti in Senato, e il 60% dei voti voleva dire che il 50% ce lo metteva nei democratici e il 10% i repubblicani, che non lo mettono neppure morti. Poi viene fuori anche che tra i democratici ci sono quelli che non li vogliono, in particolare
due individui, un senatore dell'Arizona, una senatrice dell'Arizona e l'altro senatore della West Virginia. Il che vuol dire però, non soltanto che la cosa non passa e il congresso è immobilizzato, ma vuol dire anche che una parte di quella classe politica è interamente parte del pantano in cui si trova questa classe politica. E si trova nel pantano di fronte al più importante tentativo di trasformazione sociale in senso new dealista degli ultimi 60 anni, da Johnson in avanti. Quello che Biden ha cercato di mettere in campo nel 2021 con il Jobs Plan e il Families Plan è un progetto di riforma, io l'ho definito radicale. Un americano, uno studioso americano mi ha detto no, io non lo definirei radicale, direi socialdemocratico, che però per gli Stati Uniti altro che radicale, ma anche qui sarebbe radicale. Ma nell'introduzione al progetto di bilancio per il 2022, pubblicato a maggio del 2021, Biden è stato assolutamente lineare e adamantino. 40 anni di esperimento neoliberista non hanno funzionato, non hanno funzionato per la maggior parte della popolazione, ora cambiamo e cambiamo il sistema, dando a quelli che finora sono stati privati di qualcosa, diamo qualcosa per migliorare la loro condizione, per riconoscere i loro meriti, cioè lo Stato torna a essere responsabile nei confronti dei suoi cittadini. Poi si è trovato di fronte ai no dei repubblicani e ai boicottaggi interni al partito. Nel progetto di bilancio per il 2023, approvato, presentato a marzo del 2022, ha fatto molti passi indietro. Perché? Perché quella carica riformista non riusciva a passare, quindi lui stesso deve fare marcia indietro. Che cosa pensava Biden, secondo me? Adesso cerco di accelerare il più possibile. Che cosa pensava Biden? Pensava che quella mobilitazione della, chiamiamo, la parte migliore della popolazione statunitense. Gli Stati Uniti sono divisi in due, divisi proprio in due. C'è una frattura verticale. Poi c'è anche la frattura orizzontale delle disuguaglianze sociali, ma c'è una divisione verticale molto pronunciata. Quelli che si sono mobilitati e che hanno dato a lui il voto presidenziale, cioè le donne, Trump è entrato alla Casa Bianca il 20 e 1,5 milioni di donne hanno cominciato a protestare il 21 di gennaio del 17 e poi tutti gli altri 21 di gennaio del periodo di Biden, quindi di Trump. Quindi le donne, la protesta afroamericana dopo George Floyd, ma dopo la catena che ha portato a George Floyd, le mobilitazioni dei giovani contro le armi e una mobilitazione in generale intorno a queste mobilitazioni settoriali che ha prodotto un innalzamento enorme della partecipazione al voto e ha prodotto la vittoria di Biden. Biden probabilmente pensava che questo fosse sufficiente per sostenere il suo progetto. Non è stato così. E parte del suo partito non ha sostenuto questo progetto. Che vuol dire che quel congresso, la maggioranza dei componenti di quel congresso è milionaria,
risponde a quella parte largamente maggioritaria di popolazione che va a votare, che è quella la cui ricchezza, anzi il cui reddito è superiore ai 75 mila dollari, e quindi c'è una convergenza tra i ricchi che vanno a votare, i ricchi che stanno nel congresso e quelli che fanno passare certe leggi o non fanno passare altre leggi. Questo è vero, quello che diceva, mi pare, Mario, che porta al fatto che i presidenti viaggiano battendo il tamburo degli ordini esecutivi. L'ha fatto Trump, l'ha fatto ancora di più Biden. Fino a quell'ordine esecutivo del luglio 2021 che andava a toccare 72 diverse questioni importanti. Cioè, questo vuol dire che, insomma, il potere esecutivo riconosce la propria impotenza o comunque i problemi che ha nel far passare delle leggi che sono tendenzialmente di trasformazione. Quindi la difficoltà a legiferare, assolutamente. Le mobilitazioni, Mario ancora faceva riferimento all'attivismo da verificare localmente. È esattamente quello che avrei voluto fare io se non fossi stato costretto a stare a casa. Per cui leggo le cose, leggo per esempio la storia dei 15 dollari all'ora che non è passato a livello federale, non ha potuto diventare legge nonostante che Biden lo volesse, ma era già passato a livello locale e addirittura in uno stato repubblicano come la Florida, ma in tante altre città e contee. Sì, posso solo dire una cosa, è interessante perché dal 2012 in poi per la prima volta le città, forzando anche le loro competenze, introducono salario minimo municipale. È una rivendicazione di poteri. Assolutamente, di fronte a quello che è la politica nazionale, le città, in misura minore gli stati per ragioni che è inutile discutere adesso, le città, in qualche caso le contee, sono quelle che effettivamente si muovono. Ma si muovono perché è nelle città che c'è la politica più viva. Se vogliamo poi cercare nelle elezioni il risvolto di questo dato, beh, le città hanno votato nella stragrande maggioranza democratico. Le città che sono piene di problemi sono quelle però che di fronte ai problemi hanno la rappresentatività sufficiente rispetto alla loro popolazione per affrontarli. Quindi questo è un dato estremamente, estremamente importante, che poi ha a che fare con una parte della storia degli Stati Uniti, con il municipalismo degli Stati Uniti, che non è una cosa, che non è una cosa marginale. E questo corrisponde a quelle ipotesi di aperture dal basso a cui faceva riferimento Biden, a cui facevi riferimento tu, evocando quei movimenti che effettivamente ci sono stati e che sono movimenti che si muovono nelle metropoli. Il lavoro, qui... due parole proprio, sì, potremmo chiamarlo lavoro non libero per una quantità di ragioni, credo che sarei d'accordo con Pizzolato. Per una quantità di ragioni, anche a dire la più essenziale e brutale, anche per la condizione in cui si trova gran parte della popolazione lavoratrice negli Stati Uniti, che è costretta a fare uno, due, tre lavori, tutti saltuari, tutti precari, tutti uno diverso dall'altro, per recuperare quel reddito di cui c'è bisogno. Poi naturalmente ci sono le città che vanno in una direzione e le altre che vanno nell'altra, sia Florida,
che poi ha cambiato alcune delle sue idee un po' troppo fantastiche, sia Enrico Moretti nel libro sulla California, eccetera, hanno dato il senso di queste diversità di comportamenti delle città. E in parte è quello che ho cercato di fare anch'io. Mi fermerei qui, scusatemi, sono stato più lungo io di loro due messi insieme. Vabbè, cosa volete che vi dica? Scusate. Se poi non ho, c'è qualcosa a cui non ho risposto, non lo riprendiamo. Bene, le domande erano impegnative e la risposta, come dire, inevitabilmente è stata più lunga del lecito. No, non del lecito, del previsto. Ma vediamo, non è importanza, è stato stimolante e ricco, questo è quello che conta adesso a parte i tempi. Allora, adesso vediamo se c'è qualche questione, qualche domanda qualche in sala o da remoto, domande brevi, risposte brevi. Brevissime, se no facciamo un secondo giro, dai. Quindi, prego, sì, dovete, ecco, vi do il microfono, dite il nome per la registrazione, così chi sente. Mio nome è Livia, ma credo che non abbia importanza. Livia, sì. Senta, lei adesso, nell'ultima parte del suo discorso, ha esposto il valore positivo dal punto di vista politico, diciamo, delle città, giusto? Ecco. Ma nella prima parte del discorso che è stato fatto qui, ho sentito la parola declino delle città. Allora, non riesco a mettere insieme. Tra l'altro, mi è venuto in mente un discorso... No, la mia domanda non è breve, mi dispiace. Mi è venuto in mente un discorso che è stato fatto proprio qui alla Casa della Cultura da una persona, insomma, da un giornalista che ha notevole esperienza degli Stati Uniti, era Roberto Festa, e che diceva che la situazione di New York, in cui lui è stato dopo il Covid, quindi recentissimamente, è disastrosa. Dice, se è una città semi-abbandonata, in degrado, i ricchi se ne sono andati proprio in conseguenza del Covid, ci sono negozi di lusso anche chiusi, eccetera. Allora, io vorrei che lei commentasse questo e mettesse insieme questi elementi. E poi la mia domanda finale è, ma dal punto di vista politico, rispetto a quello che lei ha detto alla fine del suo discorso, questa trasformazione delle città, se c'è, avrà una conseguenza, no? Sì o no? Che cosa prevede lei? Conseguenza voleva dire conseguenza da negativa o positiva? Dal punto di vista dei movimenti che si hanno nelle città, ecco, queste. Va bene, rispondo brevemente. Raccogliamo l'altra magari. Ah, va bene, sì. Sì, io mi chiamo Letizia, volevo chiedere una cosa. Io non ho letto il suo libro, per cui può darsi che lei tocchi questo argomento già, il riscaldamento climatico che ha parlato il secondo, ma già dai tempi di Bush, ecco perché io vivendo lì sapevo che c'era Bush figlio era attaccava questo riscaldamento in maniera incredibile, cioè non avete forse accennato a Bush, ma era proprio il più uno. E poi la storia della sanità, l'Obamacare è stata ribaltata completamente, ecco, volevo il suo commento su questo, perché è un problema, come lei sa, grossissimo, cioè ci sono fasce di popolazione completamente senza assicurazione. Va bene, abbiamo una domanda da casa, così usiamo altra carne, ce n'è al una fuoco da casa? Sì, va e bene. Poi dopo che ritorno su una questione che ti era stata posta anche dalla Stella Barito. In altre parole, il contesto della domanda di Giuseppe Mori è: il primato dell'economia capitalista è ancora americano o si è spostato in Cina? Quindi diciamo il rapporto Stati Uniti-Cina dal punto di vista del primato economico. Va bene.
qui possono intervenire anche loro, però, perché è gente che queste cose le sa. Allora, le città. Raffaella ha citato una frase che per me, anche per me, è abbastanza emblematica. La seconda rivoluzione industriale aveva creato le grandi città industriali, la terza rivoluzione industriale ha distrutto quelle città. Poi invece Mario Del Pero ricordava altre città che non sono state distrutte e che invece hanno avuto in questi ultimi anni, tutte e due, insomma, forse Raffaella, hanno avuto delle nascite o rinascite, insomma. Pittsburgh è andata in crisi, ma è rinata. Seattle, che non è stata nominata, è una città in notevole sviluppo, anche demografico. San Francisco, idem, che ha cambiato fisionomia, ma non è una città che è andata in crisi. E poi quella di alcuni luoghi del sud, come Austin, come Houston, e chi ricordava San Antonio. E quindi il discorso è che la vecchia struttura industriale nelle città industriali è stata, non dico azzerata, ma quasi. Quindi lì c'è stata la distruzione. Però l'economia non è morta. E c'è tutto un altro settore dell'economia che è andato in sviluppo e che ha privilegiato certi centri rispetto ad altri. Quindi ci sono dei centri in sviluppo. Sono quelli di cui parla Florida, che ha costruito tutto un castello sulle città intelligenti, su questo nuovo ceto medio intelligente, brillante. Sì, le smart cities e così via, insomma. Queste hanno avuto questa crescita e anche crescita demografica. Le altre hanno avuto delle cadute demografiche straordinarie. Però, detto questo, se guardiamo alle ultime elezioni del 2020, il Partito Democratico, la proposta di Biden, ha vinto praticamente in tutte le città grandi e medio grandi. Vuol dire che nelle città esiste la sensibilità per i problemi e un tentativo di rispondere a questi problemi, che va nella direzione evocata anche di questo localismo positivo, insomma. Il riscaldamento climatico e più in generale, insomma, i problemi del clima, i problemi ambientali. Bush no, Trump ancora peggio, e Obama troppo poco per compensare, anche a causa dei rapporti con il Congresso, perché Obama ha avuto le due camere del Congresso con maggioranza democratica il primo anno e poi ha cominciato a perdere i pezzi fino agli ultimi due anni in cui aveva tutto il Congresso contro. E quindi la sensibilità ce l'aveva, ma la possibilità di agire no. Trump non aveva né la possibilità, né la comprensione, né l'interesse a intervenire. Il problema della sanità, dico due parole, perché è un problema talmente grande. Obama ha cercato di fare un qualcosa che è diventato poi una specie di compromesso, che comunque in parte ha funzionato, anche se non è certamente quello che, da cui era partito. Il problema della sanità è un problema enorme. Per dare anche... Tutti i capitalisti hanno, tutti i settori hanno i loro lobbisti a Washington, che fanno lobby per il proprio settore. Quello che ne fa di più è il settore della sanità.
sia dei produttori di medicinali sia della gestione degli ospedali e del sistema sanitario in generale. E hanno cinque lobbisti per ogni membro del congresso e spendono, se non mi ricordo male, 666 o 67 miliardi di dollari all'anno per il lavoro di lobby, cioè per premere sul congresso, che è quel congresso di cui ho detto, con la maggioranza fatta di milionari, perché legiferi a favore dell'industria della salute, insomma. Anche per quanto riguarda i vaccini, incidentalmente, hanno fatto contratti di cui i particolari non si conoscono, sono segreti, comunque hanno avuto delle facilitazioni da Trump e la possibilità di gestire per 20 anni in totale indipendenza il loro evento. Quindi il problema della sanità è un problema terribile. Allora, gli Stati Uniti non sono più quelli di una volta, soprattutto la società statunitense è piena di talmente tanti e grandi problemi che non è più, tra virgolette, l'America. Sarà la Cina a diventare, rispondo all'ultima domanda, a diventare l'America? Prima che questo possa avvenire, passano 5, 6, 7 generazioni, anche per una ragione molto semplice, a tacere tutte le altre, il fatto che tutto il mondo parla inglese e non parla cinese. Perché tutto il mondo usa Google, usa Apple, usa Microsoft e non usa, come si chiamano, TikTok o Huawei. Cioè, queste... No, ho detto TikTok, ma non, io non so neppure che cos'è. Ma mi torna nelle orecchie. Loro che lo sanno mi prenderanno in giro. Va bene. Ecco, voglio dire, la Cina ha fatto dei passi avanti straordinari. È entrata in tutti i mercati di tutto il mondo. Produce le merci per gli Stati Uniti con quelle caratteristiche che dicevo prima, ma è una grande potenza, ma insomma la capacità di contendere il primato agli Stati Uniti esiste soltanto sul piano strettamente dei numeri, ma se si guardano i numeri si vede che il numero dei miliardari in Cina è aumentato stratosfericamente, ma è sempre ancora di gran lunga più basso del numero dei miliardari, cioè dei capitalisti negli Stati Uniti. Quindi il mondo sarà di nuovo bipolare, rischia di diventare di nuovo bipolare, con due sistemi economici, politici e finanziari molto diversi tra loro, come era ai tempi dell'Unione Sovietica. In termini totalmente diversi, ma era quel tipo di bipolarismo. Adesso la Russia non sappiamo cosa succederà, ma certamente una grande potenza in grado di rendere il mondo tripolare, certamente non lo è. Per cui prima che la Cina prenda il posto degli Stati Uniti passa ancora molto tempo e non credo che lo prenderà. Però certamente è in grado di esercitare un controbilanciamento rispetto agli Stati Uniti. Penso a quando la Cina ha abbattuto un aereo degli Stati Uniti che era sconfinato, l'ha abbattuto e gli Stati Uniti hanno detto datecelo indietro. E i cinesi gli hanno risposto sì, sì. E gliel'hanno dato indietro, prima lo hanno preso, lo hanno smontato in tutte le sue parti, poi gliel'hanno restituito a pezzi,
Allora, quello non vuol dire niente, e però vuol dire anche che la Cina a quel punto non è soltanto il grande produttore per conto di altri. È in grado di prendere le sue iniziative e di dire agli Stati Uniti, beh, prometto, calma, e poi ti do nei tempi e nei modi che voglio io. È buono, è cattivo, abbiamo troppa carne al fuoco per discutere di quello. Grazie, direi che hai risposto alle tre domande. Altre non le vedo da remoto. Però voi potete dire la vostra. Abbiamo 5 minuti, potete dare una pillola di commento ulteriore o di ripetere. Ma secondo voi? Arriva il microfono. No, per la registrazione. Secondo voi Biden era più progressista quando era vicepresidente? A me sembra così, ma non lo so. Non sono una storica dell'America. Una storica. Dai, sentiamo. Ti interessa molto. No, io. Se vedete il microfono, poi non lo. Non lo mollo più. No, ma sono tantissime cose da dire, perché in realtà sul cambiamento climatico la cosa che colpisce gli Stati Uniti è che sono l'unico paese avanzato in cui il cambiamento climatico, la questione ambientale, continua a essere terreno di divisione politica, con una parte consistente che nega il cambiamento climatico e che fa politiche conseguenti. Quindi Bush porta gli Stati Uniti fuori da Kyoto, l'accordo di Kyoto, arriva Obama che di cose ne fa, un bilaterale con la Cina, poi non dire che è funzionale agli accordi di Parigi, arriva Trump ed esce da Parigi, arriva Biden e cerca di rilanciare. È incredibile che solo gli Stati Uniti oggi hanno questo clima. Cioè. Yeah. Sulla sanità, insomma, con Obamacare si è quasi dimezzato il numero di americani privi di copertura sanitaria. Obamacare, lo diceva Bruno, era figlio di mille compromessi, non sono riusciti a entrare a mettere dentro la public option per farlo passare al congresso. Obama si è messo una benda sull'occhio, un coltello tra i denti, che è stato un meccanismo di pirateria, diciamo così, parlamentare, congressuale. Obamacare non è riuscito a creare un mercato competitivo di polizze. Sono contee negli Stati Uniti in cui gli assicuratori agiscono in condizioni di monopolio. Lì è stato un fallimento. Però Obamacare, forse non era neanche l'intenzione originaria, ha di molto espanso la sanità pubblica, perché i sussidi all'espansione del programma Medicaid, che si chiama, è il grande successo. Allora noi abbiamo questa idea degli Stati Uniti come un paese privo di sanità pubblica, la percentuale di persone, di americani coperti da sanità pubblica, oggi sta tra il 35 e il 40%. Ci sono degli stati, il New Mexico, che più della metà. Quindi lì, e Obamacare è popolare. Hanno fatto di tutto per smantellarlo, ma è popolare. Oggi è una risorsa elettorale per i democratici. Sulla Cina e gli Stati Uniti è una domandona, però la cosa che curiosa di oggi, interessante e spaventevole, credo che c'è una volontà statunitense di disancorare l'economia globale dalla presenza cinese e di porre termine a un'integrazione globale in cui, diciamo così, la convergenza tra Cina e Stati Uniti, l'integrazione e l'interdipendenza è stato il pilastro fondamentale. In modi diversi, sia Trump che Biden vogliono spezzare tutto ciò. Io faccio con i miei studenti sempre l'esempio della riforma del NAFTA, no? Il nuovo NAFTA, che hanno cambiato il nome, ma è sostanzialmente un NAFTA 2, l'area di libero scambio del Nord America, ha tutta una serie di clausole anticinesi. Ad esempio, i prodotti automobilistici, per beneficiare delle tariffe zero dentro il mercato, devono avere una percentuale di componentistica prodotta dentro lo spazio nordamericano del 75%, cioè sostanzialmente la componentistica non può più venire dalla Cina. Quindi la Ford, che produce macchine a Querétaro, deve fare la componentistica lì. E ci sono tanti altri esempi. Il problema però è che tutto ciò va a colpire i consumi, perché i prezzi salgono, i consumatori si arrabbiano. I consumatori magari americani sono anticinesi e ce l'hanno con la Cina, ma è mezzo secolo che consumano a costi decrescenti e inflazione zero grazie alla Cina, adesso semplifico. E lì secondo me è una delle grandi battaglie dell'oggi, in un processo di frammentazione dell'ordine globale. Non andiamo verso una situazione
un collega che cito sempre, un amico che è Jeremy Edelman, dice di interdipendenze tribali, di blocchi tribali, in cui torniamo, usciamo dall'integrazione globale e ci richiudiamo dentro dei blocchi regionali che lo storico guarda con una certa preoccupazione. Aggiungo soltanto che la Cina, la penetrazione, diciamo così, del cinese in America Latina è stata enorme. Cioè in alcuni paesi dell'America Latina la Cina è il primo partner commerciale, in quasi tutta l'America Latina è il secondo, lo stesso in Africa. Quindi insomma la concorrenza c'è e gli Stati Uniti riescono a bloccarla, come diceva Mario, a cercare di bloccarla negli Stati Uniti, però hanno da una parte il problema che le merci sono in gran parte di provenienza cinese, e dall'altra parte il fatto che comunque il mercato interno è il mercato interno, non è il mercato mondiale. Quindi insomma i problemi sono tanti e sono grossi. Boccardo, c'è un'altra domanda che porta un po' fuori quadro, nel senso che è una domanda di stretta attualità, ci domanda, un seguente, più di tempo, perché secondo voi la Finlandia vuole entrare nella NATO ed è questione di cui preoccuparsi? Appunto, diciamo, io l'ho voluto leggere per cortesia, nel senso che ringrazio comunque le persone che interagiscono con noi, ma in questo modo ci proietta troppo sull'oggi e ci allontana da quello che è stato il cuore della questione. No, poi sarebbe un'apertura di discussione. Sì, la chiusura la lasciamo fare, invece, se non ci sono altre domande, a Raffaella Barito. No, ma non è che abbia molto da aggiungere rispetto a quello che hanno detto Bruno e Mario sulla questione appunto del nuovo ordine globale, del ruolo che gli Stati Uniti avranno nel nuovo ordine globale. Devo dire che sì, probabilmente c'è questa necessità di ripensare in termini di blocchi regionali, ma credo che l'interdipendenza sia tale che non è così semplice da, e non soltanto per le questioni che accennavo Bruno sul termine dei consumi, ma proprio perché poi questo implicherebbe anche una ridiscussione dei rapporti con alleati storici e in primis l'Europa. Mi sembra un discorso molto complicato. Volevo soltanto aggiornare alla questione Seattle, perché invece l'avevo citato nei miei appunti, e poi siccome non volevo perdere troppo tempo, però ecco l'esempio di Seattle è importante perché ci riconduce in realtà a un tema che è stato citato, però probabilmente non affrontato, e vale a dire le questioni razziali, perché appunto in realtà la rinascita di determinate città ha significato processi di gentrification, e appunto il caso di Seattle è interessante perché, come dire, laddove la popolazione afroamericana era la maggioranza, ad un certo punto invece è diventata una minoranza, e questo secondo me è un tema cruciale, cioè è il tema anche che sta alla base di uno scontro politico e sociale, anche una polarizzazione politica e sociale che ha al cuore ancora le questioni legate alle differenze di razza. Ultimissima cosa a proposito della politica, perché è vero, anch'io ho molto citato il tema dell'importanza delle città globali, poi tra l'altro è interessante, e tu lo citi, no? le tre donne che danno avvio al Black Lives Matter, in realtà se andiamo a vedere sono tutte e tre attiviste a livello comunitario, e questo è un elemento che ci dà conto della vivacità. Allo stesso tempo però il tema della disfunzionalità della politica, questo credo che sia un tema importante. Negli anni 70, da Schlesinger in avanti, si parlava di una imperial presidency, adesso non si può nemmeno parlare appunto di una presidenza imperiale, ma cioè obiettivamente un sistema che non funziona più, cioè quel sistema costituzionale di checks and balances è andato completamente
non è più in grado di contenere le spinte, e appunto è un sistema che effettivamente non potrà reggere, perché per quanto siano significative le acquisizioni a livello locale e municipale, però poi c'è un punto di caduta a livello federale e per quello che riguarda i rapporti all'interno di un federalismo che fa veramente fatica ad andare avanti. Grazie. Va bene, io ringrazio. Posso chiudere? Certo. Allora, ringrazio ancora Mario e Raffaella, ringrazio ovviamente le persone che erano qui e quelle che ci hanno seguito. C'è un unico punto che merita una discussione ampia, ed è quello, cito per esempio il libro di Shoshana Zuboff, quello di cui non abbiamo parlato, perché sarebbe un argomento di cui parlare a lungo e in modo molto articolato. Però, sì, no, non ne abbiamo parlato qui. Quello sarebbe un discorso da non lasciare mai cadere nel prossimo futuro. Grazie ancora. Va bene, grazie.